Grande sfida al Gino Pistoni di Ivrea, tra gli arancioni di Davis Mangia e la capolista Alessandra di Mister Iacolino. Bella cornice di pubblico con molti bambini forniti di palloncini e bandiere arancioni a sventolare nel freddo vento di Ivrea. Anche gli ospiti con striscioni e sciarpe, numerosi e rumorosi, hanno contribuito a rendere ancora più emozionante la partita. L'Alessandra inizia con piglio deciso e comincia a scaldare i guantoni di Rossini con un tiro dal limite dell'area. L'Ivrea si affaccia nell'area ospite a sfiorare subito il vantaggio. Bel cross di Volpato per Andreotti che colpisce a botta sicura in piena area, ma Servilli compie un intervento strepitoso e riesce a deviare in angolo una parata che vale come un gol. Ancora arancione in avanti, questa volta con Andreotti che con un tiro a girare cerca il palo alla sinistra di Servilli, ma la palla esce di poco sul fondo. I grigi alessandrini ci provano ancora da fuori area con un gran tiro di Cozza che Rossini, attento, riesce a neutralizzare. L'ultima azione importante del primo tempo è ancora dell'Ivrea, velo di Volpato per Bakleckner che al momento del tiro viene però anticipato da un difensore. La ripresa inizia così come era finito il primo tempo, con l'Ivrea che ci prova. Palla in aria per Bakleckner che serve Volpato, ma il numero 9 invece di tirare cerca 1-2 ancora con Bakleckner e l'azione sfuma. Poi per un'ingenuità si fa espellere Bruni, che tira la maglia d'Artico proprio sotto gli occhi del guardialine. Il numero 6 era già stato ammonito, secondo giallo e anzitempo negli spogliatoi. Da questo momento la partita si fa spigolosa. Ci prova ancora Pelatti, entrato al posto di Rosso, che serve bene Artico, girata del numero 10, ma la palla esce a lato del palo di Rossini. Poi da un duro scontro a centrocampo tra Nicco e Artico nasce un parapiglia, con molti giocatori coinvolti. L'arbitro fatica a sedare la rissa e poi estrae due cartellini rossi, uno per Nicco e l'altro per Alessandrino Longhi. Poi, quando ormai la partita sembrava avviata sui binari del pareggio, da un rinvio a campanile un po' sbilenco di Murante, la palla resta in aria e Buglio si trova sui piedi un pallone d'oro che con una mezza rovesciata mette alle spalle di Rossini per il vantaggio. Non succede più niente sino alla fine. L'Alessandra porta a casa i 3 punti, dimostrandosi squadra cinica e con il piglio della grande. Sarà la sua annata?